Adesso apriamo la pagina dello sport per parlare di calcio, di Serie C con il Pescara che domani sarà chiamato in trasferta ad affrontare la Viterbese. Fischio d'inizio alle 14:30, 18 i convocati. Per mister Auteri si tratta di una partita fondamentale per il futuro dei biancazzurri, ma di tutto questo parliamo proprio con il nostro Enrico Giancarli che è collegato in diretta per noi, proprio dall'Ecco Hotel di Città Sant'Angelo dove si è da poco conclusa la conferenza stampa di mister Auteri. Enrico, buongiorno a te. Sì, buon pomeriggio Anna, bentrovati a tutti in diretta dalle KK Hotel. Il Pescara è partito proprio qualche minuto fa, destinazione Viterbo. Domani alle 14:30 il match contro la formazione laziale, partita importantissima, ha detto in conferenza stampa il tecnico Gaetano Auteri. Auteri che ne ha convocati solo 18, rimangono a Pescara infatti tutti i giocatori chiaramente infortunati o con problematiche legate al Covid, ma anche chi è fuori dal progetto e chi è sul mercato, perché Auteri ha detto testualmente: parole, non voglio sentire telefonini squillare vista l'importanza della partita. Non può venire con noi chi è sul mercato e chi ha la testa altrove. Andiamoli allora a sentire i passaggi chiave della conferenza stampa che si è tenuta nella tarda mattinata di oggi. Ascoltiamo. Buongiorno mister, allora io faccio una domanda abbastanza ampia. Quanto vi hanno penalizzato un po' in questa settimana le nuove, virgolette, vicende Covid? Se ha dei dubbi di formazione per domani e se gli impegni ravvicinati che inizieranno da questa settimana perché si recupererà contro la Carrarese influenzeranno le scelte di domani oppure se ci penserà solo dopo? Grazie. No, a questo penseremo dopo, valutando un po' gli aspetti partita dopo partita, a partire da quella di domani. È chiaro che è stata una settimana un po' particolare perché, insomma, allenamenti insieme con la palla non ne abbiamo potuti fare tanti, però negli ultimi giorni fortunatamente tutto si è indirizzato per il verso giusto. Vabbè, sapete, di 3 giocatori positivi, insomma, siamo stati un po' in isolamento, però abbiamo comunque lavorato ugualmente. Sono queste normative che sono un po' strane perché comunque sono tutti giocatori senza sintomi, con terza dose di vaccino e vabbè. Diciamo che hanno lavorato da casa. È stata una settimana un po' particolare, però questo non vuol dire nulla perché comunque abbiamo lavorato, perché comunque siamo un gruppo competitivo, perché comunque domani è una gara molto importante, la prima di 3 gare in una settimana, ma è una gara molto importante. Dubbi di formazione ci sono sempre, ma vedremo, valuteremo, insomma, complessivamente abbiamo un gruppo che... Dove hai dubbi, se ci può dire No, questo? non lo so, un po' bisogna valutare tante cose. Non siamo tantissimi perché sapete di alcune problematiche, però chi è fuori a breve rientrerà, insomma, mi auguro già da lunedì. Girardi è un giocatore pronto, perché ha giocato fino a 10 giorni fa, perché è un giocatore che si è allenato. È chiaro che lo dobbiamo inserire nel nostro contesto di gioco. Per quello che riguarda il mercato, lo dico da tanti anni, ma tanto è un'anomalia giocare. Anche le nostre convocazioni in funzione della gara di domani, non viene convocato chi è sul mercato e chi è fuori dal progetto, fra virgolette, chi è sul mercato. Non voglio sentire squillare telefonini, domani ne abbiamo 30, il mercato si chiude il 31, è veramente un paradosso giocare. Eppure però le normative le lasciano sempre così, ci vorrebbe un po' più di attenzione, quindi convocate soltanto quelli in linea con l'obiettivo e che non hanno dispersioni mentali, perché ripeto, domani è una gara molto importante. Provo io allora a chiederle qualche delucidazione su un dubbio, perché doveva essere la partita del debutto della coppia, in teoria titolare, quella tra De Risio e Pompetti, ma la positività di De Risio ha stoppato quest'idea. Le è piaciuto come è entrato Memushai nella partita di domenica scorsa, Memushai è oppure sempre Memushai preferisce tenerselo sempre Ma come... Memushai è sempre un giocatore, queste domande lei le fa perché vorrebbe capire in base alla mia risposta, ma io non gliela do. Grazie, molto umano. Prego, siamo pari. No, a parte gli scherzi, dai, veramente, Memushai, di che parliamo? È un giocatore, è un grande professionista, è sempre pronto, prontissimo. Giocheremo 3 partite in 7 giorni, mi auguro che De Risio possa rientrare, valuteremo domani, però ripeto, è una gara tosta contro un avversario forte che ha speso tanto e che è in difficoltà
e che sta in fondo alla classifica, ma ha un valore di squadra consistente. Loro si giocheranno tanto nella gara con noi, ma anche noi ci giochiamo tanto con loro, quindi è una partita dove servirà temperamento, attenzione, forza agonistica, organizzazione di gioco. Il motivo delle convocazioni è questa, è una gara fondamentale, una delle poche volte che parlo così, perché può essere una grande svolta per la stagione. Per fare questo dovremo giocare una partita strepitosa dal punto di vista dei ritmi, dell'intensità e della lucidità mentale. Posso provare un altro dubbio? Faccio la domanda e avrà la risposta. Allora, io credo che Ferrari e Rauti, dopo la doppietta che hanno fatto, credo che si possa dare continuità. Le volevo chiedere se, visto che Dursi, almeno dal punto di vista realizzativo, non sta ancora ingranando, è possibile un ballottaggio con Clemenza spostando Rauti sull'altra corsia, o non l'ho preso in considerazione? Ma tutto è possibile, poi nell'arco delle tre partite sicuramente. Per domani credo di no, perché giochiamo dopo 7 giorni dall'ultima gara, e per domani credo di no. Clemenza è reduce anche lui da una positività al Covid e avrà bisogno di qualche tempo per recuperare, qualche giorno per recuperare una condizione migliore, però sono tutti giocatori che a partita in corso possono entrare in corsa. Ferrari e Rauti devono dimenticare l'ultima partita, perché non conta più, e correre, pedalare forte. Questa è proprio l'ultima, Frascatore non c'è per le questioni relative al Covid, e l'ha utilizzato da quinto domenica scorsa. È la settimana in cui Zita le ha dimostrato quello che voleva vedere, o ancora è indietro nelle gerarchie? Sta lavorando meglio Zita, un 10% in più, ma di strada ne deve fare tanta, arrivare al 100%. Posto, grazie. Però avrà i suoi spazi sicuro, grazie. Queste dunque, Anna, le parole del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri. Un dubbio di formazione, giocherà uno tra Diambo e Memusciai al fianco di Pompetti. Per il resto le scelte dovrebbero essere fatte con la conferma del tridente, che ha fatto molto molto bene sabato scorso contro il Montevarchi. Se non ci sono domande ti restituisco la linea, ricordando il fischio inizio del match domani ore 14:30 contro la Viterbese.